Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. Noi parliamo di natura, molte volte parliamo di animali, parliamo dell'amore che abbiamo per tutto quello che ci circonda. E in questa puntata in particolare parliamo proprio del contatto con la natura che si può avere attraverso una tecnica antichissima che è la Chemovad. E che potremmo considerarla una vera alternativa alle discipline, spirituali orientali, ma vedremo perché. E lo vedremo proprio con i nostri ospiti, che sono persone, che sono unite da questo interesse per la Chemovad, ci spiegheranno anche il perché. E quindi ve li presento. Abbiamo Maddalena Gonella, vice bibliotecaria, abbiamo Alice Fardin, studentessa. Marco Petrillo, musicista e redattore di Shan Newspaper, e come sempre mi affianca Giancarlo Barbadoro, giornalista. Quindi partiamo proprio dalla Chemovad, partirei proprio da Giancarlo in questo caso, perché Giancarlo Barbadoro ha promosso questa disciplina molto antica, l'ha promossa qua in Italia, dopo tanto tempo che era in fondo nascosta, era stata in qualche modo occultata. E perché? Perché hai promosso? Hai pensato che fosse il momento di promuoverla? Ma ho pensato che fosse il momento di promuoverla perché, innanzitutto, dopo averla sperimentata e dopo essersi impadroniti della tecnica, beh, ci sei coinvolta anche tu in questo. Abbiamo pensato che fosse molto utile far conoscere uno strumento di benessere interiore, ma anche di spiritualità, che non fosse la solita, diciamo, cosa che viene dall'Oriente, che viene da, insomma, ecco, che poi diventa Sì, commerciale. ma non solo, anche perché in fondo fa parte delle Sì, nostre terre, dei nostri territori, quindi è giusto che venga esatto. Ma conosciuta. bisognerebbe dire che Chemovad, che poi il nome è associato alla pratica, diciamo, ginnica vera e propria, Chemovad vuol dire danzare nel vento, vuol dire stare nel vento, vuol dire essere vento nel vento, cioè quindi assumere un valore, diciamo, esperienziale, che è vicino al silenzio che è proprio della natura e Esatto. quindi quel È un linguaggio silenzio, con cui sì, parlare con la esatto, è un natura. linguaggio con cui parlare con la natura, ma anche un modo di vivere, un modo Certo. di rapportarsi alla vita. Ecco, per calarci subito nell'argomento, io passerei il primo filmato che abbiamo realizzato in uno stage di Chemovad proprio in Bretagna, proprio nel luogo dove abbiamo appreso la Chemovad. Quindi andiamo con il primo filmato. Thank you.
Abbiamo visto anche il nostro Giancarlo Barbadoro in versione flautista, del resto lui fa parte dell'Abgral proprio come flautista e accompagna spesso questi stage di Chemovad. Maddalena Donella, vice bibliotecaria, intanto io ti invidio perché tu passi la vita tra i libri ed è sempre una cosa molto arricchente, ma come a un certo punto della tua vita ti è nato questo interesse per la Chemovad? Come è nata questa cosa? Una serata che era stata promossa proprio nella biblioteca di Fiano, dove faccio la vice bibliotecaria, è stata presentata questa esperienza, questa Chemovad. Mi ha incuriosito, è stata proprio curiosità che mi ha portato, la prima cosa. Poi ho visto praticare la Chemovad da un gruppo che già la faceva, mi ha affascinato vedere questa armonia che c'era negli movimenti, questa concentrazione che avevano le persone, e mi sono avvicinata. Ed è diventata un po' una costante. È diventata una costante, ho continuato, mi dà benessere, come diceva Giancarlo, da benessere psicofisico, mi fa stare bene, mi aiuta nei problemi normali della vita, perché uno si rilassa un attimino, cambia. È abbastanza facile. Insomma, ecco, è una cosa facile. È una cosa, sì, è facile, non sempre è facile, però sì. Da armonia, ecco. Questa. Infatti quello che colpisce nella Chemovad è l'affluenza di persone molto diverse tra di loro, anche sia di età che di situazioni, anche proprio a livello sociale, insomma, categorie particolari. Ad esempio Alice Fardin, sei studentessa, so che studi molto, quindi è molto impegnativo. Tu cosa fai? Sì, sono al liceo classico, sono al quarto anno. E so che sei molto impegnata nello studio. Sì, è una scuola che dà molto da studiare e molte cose a livello teorico, quindi è necessaria una grande chiarezza di idee, una grande apertura mentale per riuscire a raccogliere tantissime informazioni, ma anche imparare a fare collegamenti senza diventare una macchietta che impara solamente nozioni di memoria. Giustissimo. E questo che stupisce, perché a volte le persone della tua età sono un po' farfallone, saltano da un'esperienza all'altra, sono distratte. Invece tu hai trovato a un certo punto la Chemovad e ti sei affezionata. Sì, e la stai praticando con continuità. Sì. Come mai? Beh, è iniziata 4 anni fa, quando ho iniziato anche con il liceo, e avevo bisogno di una costante, di un qualcosa che mi desse sicurezza in me stessa e che mi permettesse di svilupparmi come persona oltre che come studente. E la Chemovad mi ha dato appunto questo e continua a darmelo. Cioè, nonostante le varie difficoltà, io guardo sempre nella Chemovad un momento di calma, di quiete e un momento per ricominciare e concentrarmi su me stessa per poter dare il meglio in qualsiasi situazione. Infatti permette di raggiungere una calma interiore sia nel momento in cui la si pratica, ma anche poi col passare del tempo, anche in situazioni più difficili. Questo ti rende più matura rispetto a, magari ad altri della tua età? Noti delle differenze o ti aiuta anzi a comunicare meglio? Mi aiuta a comunicare meglio perché mi permette anche di entrare in contatto con persone che normalmente invece soffrono di grande ansia prima di comunque compiti o verifiche. E questo, se da una parte mi dà una grande mano perché mi permette di comunicare con loro, per altri aspetti mi allontana anche un po' perché a volte non reagisco come reagisco normalmente. E questo può essere il problema di quando una persona matura più delle altre, delle sue compagne, che le altre magari la richiamano ad essere meno matura, però in realtà potresti fare esattamente l'opposto, magari provare a trasmettere loro questa tua maturità interiore. Lo può sempre provare. Non è sempre facile. Qui abbiamo anche un'altra categoria di persone che è rappresentata da Marco Petrillo, musicista, redattore di Shine Newspaper, quindi un artista. Ecco, le persone della tua generazione solitamente potremmo definirti un artista maledetto, un po' senza regole, no? Vita sregolata, vieni un po' da quell'area lì, diciamo. Ma anche tu, qui abbiamo delle categorie molto diverse, come vedete, anche tu però pratichi Chemovad. Come mai? Ma perché, diciamo, mi sono sempre sentito alla ricerca di qualcosa. Qualcosa che non sapevo neanch'io bene cosa fosse, l'ho cercato in tante cose, nella musica, nella lettura, nella scrittura,
la filosofia, eccetera, ma non, l'ho trovata solo parzialmente in queste esperienze. Poi, diciamo, leggendo libri, eccetera, mi sono interessato alla Kemovad e alla meditazione in generale. L'ho provata e ho trovato più di quello che mi aspettavo. Ho trovato uno strumento per trovare un equilibrio interiore, un aiuto in tutto quello che facevo. Era quindi anche proprio creativo, anche nella tua creatività? Sì, creativamente, dal punto di vista creativo è stato di sicuro un'esplosione proprio, perché a volte il processo creativo viene fermato da troppe insicurezze o troppi ragionamenti mentali, cervellotici. E invece attraverso la Kemovad si fa un po' piazza pulita di tutto questo e si riesce ad esprimere quello che si ha veramente dentro, che poi è lo scopo primario, certo, per cui uno fa qualsiasi tipo di arte, credo. Dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità. La Kemovad è ovviamente il luogo preposto migliore alla natura, al contatto con la natura, quindi farla più che in una palestra al contatto con la natura. E possiamo passare un filmato che descriveremo perché è senza audio, dove si vede uno stage di Kemovad a Dreamland, all'ecovillaggio di Dreamland. E quindi andiamo con questo filmato. Come vedete, ci sono delle persone che al cerchio di pietre di Dreamland praticano la Kemovad. E quindi parliamo con Giancarlo anche dell'ecovillaggio di Dreamland, perché è proprio il luogo ideale per la Kemovad, visto che tu l'hai promosso questo progetto. Sì, l'ecovillaggio di Dreamland è essenzialmente un esperimento di natura spirituale e di natura sociale. Di natura spirituale perché si trovano, come ad esempio questo cerchio di pietre, che è un momento, è l'occasione per un momento di silenzio interiore, eccetera, eccetera. E sociale perché le persone che partecipano a questo esperimento contribuiscono a creare dei modelli nuovi di rapporto sociale tra le persone. Noi viviamo in un mondo stressato, basato solo sul profitto, invece nel senso di una comunità, nel senso oltretutto di una comunità che si allarga anche alle specie che vivono, certo, vivono sul posto, cioè quindi rispetto per gli animali, rispetto per la vegetazione, ma soprattutto la convivenza con gli animali che ci sono molto più vicini, diciamo, a livello così mammifero. Ecco, sì, infatti parli di animali, giustamente dobbiamo anche affrontare questo tema, nel senso che la meditazione, e in fondo la Kemovad è una meditazione in movimento, ma è meditazione. Beh, diciamo, no? Diciamo che nella Kemovad esiste anche poi anche la parte statica. Sì, diciamo che quella in movimento è quella più, come dire, sperimentabile, che porta a delle situazioni interiori più diciamo realizzabili. Facilmente realizzabili. Esatto, sì. Quella in postura serve molto più per una verifica di quello che sta avvenendo a livello spirituale, a livello però interiore. Però la meditazione può cambiare anche il rapporto con gli animali. Beh, certo. Perché in qualche modo, e questo lo chiedo anche a voi, che tutti quanti avete a che fare con gli animali, porta ad avere una maggior sensibilità verso gli animali, ma anche forse a capirli meglio. No? Beh, ci si riconosce tutti come figli di madre terra, per cui verso un tuo fratello lo consideri una persona, ma forse anche un insetto, non lo consideri più una cosa. Per te è stato così? Ti ha cambiato il rapporto verso gli animali? Sì, non li vedo più come una proprietà, il mio cane, il mio gatto, esatto, eccetera, sono individui. Individui che vivono con noi, vivono attorno a noi sicuramente. Che a volte ci concedono qualche spazio, come le mie sicuramente, gatte, sicuramente. Che mi concedono qualche spazio nella loro casa. Appunto. Però è cambiato decisamente, li vedo in modo diverso, non sono più nini, carino, esatto, non sono più i figlioli piccolini, ecco. È un rispetto anche questo, importante. Sì, no? Concordo pienamente. La mia esperienza personale è molto cambiata, cioè io sono partita ad avere i miei cuccioli in casa, però erano quei cuccioletti, un po' dei giocattolini, per quanto in pieno rispetto del loro essere viventi. E invece col passare del tempo sono riuscita a creare un rapporto più alla pari. Siamo quasi dei coinquilini, dei fratelli che abitano nello stesso posto e condividono un ambiente. Invece il nostro artista maledetto che è schiavo, in realtà è schiavo di un gatto. Mi
arancione rosso, che è il mio padrone. Che no, è il tuo padrone, certo. Sì, cambia, per me è cambiato prima di tutto perché ho cominciato a mettermi molto di più nei suoi, ma anche nei panni degli altri animali. Cioè quello di trovarsi in un mondo che, bene o male, per quanto possiamo amarli, eccetera, non è il loro. Ma è il nostro mondo in cui loro si devono trovare a vivere. In mezzo a degli esseri che sono, siamo noi, che siamo strani per loro. Sì. Quindi questo di sicuro credo che mi abbia aiutato a stabilire un rapporto più diretto e lo noto anche nel cambiamento nel rapporto con gli animali, perché poi quando tu ti muovi in maniera armonica, gli dai rispetto, soprattutto gli animali ti ripagano con un rapporto che è più diretto e non è la questo finzione. È verissimo, perché a volte gli animali si adattano, cioè si adattano perché per forza sono in una condizione di inferiorità, perché il nostro mondo non prevede un mondo anche per loro tutto sommato, quindi si adattano. Se tu li tratti da bravo cucciolo fanno il bravo cucciolo, se li tratti come un figliolino che non cresce mai fanno il figliolo che non cresce mai, cioè ti accontentano, ma lo fanno nelle migliori intenzioni, no? Ma se tu gli dai rispetto, se cambia completamente il rapporto, perché loro capiscono che tu li capisci e allora si instaura un dialogo. Diciamo che la meditazione può servire proprio a questo, perché se la meditazione porta, ok, al rilassamento del corpo, a un beneficio del corpo, però porta soprattutto ad un'altra cosa, la pacificazione della mente, porta quindi a uscire fuori da tutto il plagio mentale, quindi dalla sovrastruttura culturale e egocentrica della persona, e ti porta a quel silenzio che è proprio della natura, e in quel silenzio che loro vivono, infatti in quel silenzio tu trovi loro in maniera coincidente, esatto. È lì perché ci si capisce. Loro fanno che ma sì, loro non certo. hanno bisogno di ma tecniche. Addirittura, viste le mie passioni, io penso che questo principio valga anche per un contatto con degli alieni, cioè superare la loro sovrastruttura mentale, che ce l'avranno sicuramente, e avere un contatto nell'intimo, ma veramente intimo. Perché Sole Nero? Perché l'associazione Sole Nero... Sì, è un nome che va capito un attimo, però è un nome che ad esempio è stato utilizzato dal cristianesimo e prima ancora dal mitraismo nel concetto di Sole Invicto, ad esempio anche dalla riforma protestante che hanno scritto chiare lettere su un monumento Ginevra, post sì. Tenebras Lux. Ecco, diciamo che il Sole Nero rappresenta il momento dell'eclisse, un momento terribile che insegna agli uomini che sono soggetti alla natura, che sono nati e moriranno, però contemporaneamente insegna anche un'altra cosa molto importante, che dopo l'eclisse giunge il sole. E quindi per quanto ci sia oscurità emotiva personale o ci siano dei regimi che impongono la privazione della libertà, prima o poi la luce della libertà, dell'esperienza interiore uscirà fuori. Ecco, in questo periodo si parla molto di Tai Chi, molti dicono la Chemovad è come il Tai Chi. Vediamo di distinguere un po' le differenze, diciamo com'è questa relazione tra Tai Chi e Chemovad? Dunque, innanzitutto io non conosco il Tai Chi se non per quello che posso aver letto o visto praticare. Ritengo che sia... Ma c'è una parentela? Una parentela c'è, sì, ma una parentela che forse al Tai Chi non piacerà molto. Diciamo che la Chemovad come tecnica nasce migliaia e migliaia di anni fa, addirittura legandosi al mito del Graal e al mito di Fetonte. Fetonte avrebbe insegnato a dei suoi allievi la Chemovad all'interno di un ordine monastico guerriero. Poi dopo la sua, diciamo, del suo congedo da questo mondo, la tecnica è stata lasciata nelle mani degli Ardri, cioè dei suoi allievi migliori, i quali avevano preso già incarico da Fetonte di spargere sul pianeta questa novella. E questo li ha portati anche in Asia. Infatti c'è una leggenda del Tai Chi, che è questo, che il Tai Chi sicuramente non gradisce molto e non ne parla molto, ma che a un certo punto la famiglia Chang, che è la prima che ha introdotto il Tai Chi, questo si parla del, forse del 1700, qualcosa, 600, qualcosa di questo genere, se non addirittura più recente, a un certo punto arrivò da loro, arrivò un
un viandante che veniva da Occidente, il quale disse: se mi date da mangiare e mi tenete al coperto per un po', io vi insegno una tecnica tutta particolare che è di difesa ma anche di benessere vostro personale. E gli insegnò praticamente quello che adesso chiamano Tai Chi, ma è ben facile da pensare, ecco, che era la Khmer Wad. Diciamo che però la Khmer Wad è stata molto sommersa per tantissimo tempo, perché sappiamo benissimo, qua non possiamo farla lunga perché purtroppo il tempo è tiranno, ma sappiamo benissimo come le tradizioni celtiche sono state trattate dalla, dal sistema politico e religioso. Quindi da millenni non si parla più di celti per quello che sono veramente, o di druidi. Si liquida il discorso con due parole sui libri scolastici, barbari e via. Esatto. No? Quindi benché è questo il motivo per cui non si conoscono tutte queste tecniche. Ma qui c'è stata una civiltà che non ha nulla da invidiare alla civiltà egizia. Certo. Anzi, alla civiltà egizia hanno dato parecchio. Però io vorrei ancora segnalare in questi pochi manciata di minuti che ci rimane, intanto un libro che è Danzare nel vento, che può dare le istruzioni, proprio scritto da Giancarlo Barbadoro, può dare le basi, le istruzioni anche storiche di questa tecnica. E poi vorrei anche segnalare che adesso la Khmer Wad approda a Torino, perché dopo palestre a Fiano e a Dreamland nel Parco della Mandria, adesso c'è una serie di eventi che promuovono la Khmer Wad nella palestra nel cuore di Torino, perché c'è una palestra che si è aperta, che è la palestra del liceo artistico Passoni in via della Cittadella 3, dove proprio per promuovere la Khmer Wad si fanno, ecco qui vediamo anche le immagini della nuova palestra, si fanno delle lezioni aperte a tutti, gratuite, il venerdì dalle 18.30 alle 19.30, proprio per far assaggiare una tecnica che vedo che sta interessando molto. Una tecnica che in fondo non chiede niente, non chiede nessun tipo di disciplina particolare, ma semplicemente di praticarla secondo i criteri che devono essere praticati. La cosa anche interessante che vedo che succede è che la Khmer Wad unisce anche le famiglie. Non è quello lo scopo, nessuno vuole unire le famiglie. Però, ad esempio, tu vieni con tutta la tua famiglia, vero? Papà, mamma, figlia. Tu vieni con tuo marito, anzi è tuo marito che ti ha portato alla Khmer Wad, e vedo che si crea un rapporto, direi, di fratellanza, no? Lo riscontri questo? Sì, sì, anche nella vita di tutti i giorni, nonostante i vari battibecchi che possono esserci in casa, che non diciamo, la situazione è molto, molto rilassata, perché io ho un rapporto che va oltre quello convenzionale di mamma e figlia o genitori e figli. Purtroppo dobbiamo chiudere, il tempo è sempre tiranno, io spero che comunque abbiamo dato un quadro di questa disciplina che merita di essere conosciuta. Io ringrazio i nostri ospiti e do appuntamento a tutti voi per la prossima puntata di SOS Gaia. Grazie a tutti.